Ciao a tutti, eccomi di nuovo con i miei preziosi grani di kefir. L'avevamo surgelati e li ho ripresi, li ho riattivati piano piano. Sono di nuovo attivi, come vedete qui è dopo 24 ore, vedete si sta appena appena staccando il siero. Adesso vi faccio vedere un attimo, naturalmente nel canale se andate sulla playlist kefir trovate tutti i video che avevo già fatto lo scorso anno. Allora, prima di filtrarli, li giro un pochino. Ecco qua. Naturalmente niente ferro, tutta plastica, colino in plastica, cucchiaino in plastica e recipienti lavati con acqua bollente e basta. Rigorosamente senza detersivo. Questo procedimento io lo faccio la mattina e poi ripono tranquillamente i miei grani insieme al latte nel barattolo dentro un armadio chiuso. Questo va sciacquato, lo sciacquo subito in modo che poi ce li rimetto dentro e vanno tenuti 24 ore. Sì, potete tenerli anche un pochino di più, ma poi cominciano a diventare un pochino, lo yogurt diventa un pochino acidulo, quindi io li rinfresco ogni 24 ore. Allora, li faccio scolare per benino, vedete, li posso anche toccare, spingere un pochino, non succede niente. Ecco qua, ho filtrato quindi tutto il kefir per farne uno yogurt. Allora, adesso cosa faccio? Lo rimetto dentro il barattolo pulito, tolgo la tara e li peso. Li peso e devo aggiungere in proporzione il latte. La proporzione è da 5 a 10. Quindi se io ho 30 grammi di grani, posso mettere da 150 a 300 grammi. Io metto quasi 10, mi tengo un pochino sotto ai 10, invece di 300 metterò 270, 280. Eccolo qua. Ripongo il barattolo e adesso mi occupo del kefir. Eccolo qua. Come sapete, i benefici del kefir sono molteplici. Se vi andate a vedere i video che ho fatto l'anno scorso, o 2 anni fa, credo, trovate tutte le spiegazioni più dettagliate. Io adesso lo filtro, altrimenti così va bene da bere, siccome lo voglio un pochino più denso, lo filtro un pochino, sempre con il panno pulito senza detersivi, lo lascio scolare, vedete quello è il siero che sta uscendo, che non va buttato naturalmente, quindi lo faccio addensare per farlo assomigliare un po' di più allo yogurt. Però sarebbe bene berlo intero, per intero. Ok, ecco qua, il mio yogurt è pronto, può stare qualche giorno in frigo, naturalmente più sta e più diventa un pochino acidulo. Questo è il siero che non butto, lo metto in frigo, mi può servire per fare ad esempio la ricotta, scusatemi la voce. E questa è la mia colazione con il kefir, una colazione sana, anche merenda naturalmente. Bene amici, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!